I nerazzurri tornano a Lisbona per una sfida europea ricca di emozionanti ricordi allo stadio José Alvalade. Nella seconda giornata del gruppo D di Europa League si affrontano Sporting Lisbona e Atalanta. Un primo tempo giocato alla grande dai nerazzurri si apre con la combinazione Lookman De Ketelaer. Il nigeriano sceglie di andare in mezzo invece di calciare, non trova però Cop Miners. 4 minuti dopo è Kolasinac, pericoloso di testa sul cross di Zappacosta, palla fuori. I primi 45 minuti si giocano in una sola metà campo e l'Atalanta passa meritatamente in vantaggio al 33esimo dopo una grande combinazione tra Combines e Zappacosta. Palla in mezzo, c'è Giorgio Scalvini che appoggia facile l'1-0 dei nerazzurri. Meravigliosa azione atalantina che si chiude col primo gol europeo di King George. Atalanta ancora pericolosa al 40esimo con Lookman, botta da fuori dal nigeriano, risponde presente Adan, il numero 11, poi strepitoso 3 minuti più tardi a mandare in porta Ruggeri che si presenta davanti ad Adan, respinge in un primo momento il portiere dello Sporting ma non può nulla sul tapin di Matteo Ruggeri ed è 2-0. È il primo meritato gol in nerazzurro per il classe 2002 che si unisce a Scalvini, sono loro i due più giovani marcatori della storia dell'Atalanta nelle competizioni europee. L'Atalanta avanti di 2 reti all'intervallo, nella ripresa cresce però lo Sporting, va vicino al gol dell'1-2 al 52esimo, Inacio manda fuori di testa, poi al 73esimo risponde presente Musso sulla respinta, Diomandé raccoglie il pallone, calcia, il tiro viene deviato con il braccio da Scalvini, il direttore di gara dopo aver consultato il VAR decreta calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Gyökeres che spiazza Musso e accorcia le distanze. Lo Sporting crede nel pareggio galvanizzato dal gol e trascinato dal proprio pubblico ma deve fare i conti con un superlativo Juan Musso, prima strepitoso in uscita su Edwards e un minuto più tardi decisivo sulla conclusione di Catamo. Passati 2 minuti di tempesta portoghese, l'Atalanta non rischia più nulla e anzi va vicino al gol del 3-1 con Scamacca, questa volta Dan manda sopra la traversa. Termina così 1-2 all'estadio José Alvalade, l'Atalanta passa grazie a 2 reti di 2 prodotti del settore giovanile e si porta in testa la classifica del gruppo D a quota 6 punti per la gioia dei circa 1000 tifosi atalantini in trasferta a Lisbona.